Torna a Napoli domenica 3 maggio il Gran Premio Lotteria di Agnano, una delle più antiche e amate competizioni europee di trotto, con la formula unica delle tre batterie, la gara finale ed il premio consolazione. Nata nel 1947, la corsa vanta una lunga tradizione ed ha visto protagonisti nel cratere di Agnano cavalli e guidatori che hanno scritto la storia dell'Ippica. Domenica prossima saranno in 24 a scendere in pista. Le prime tre batterie qualificheranno i 9 cavalli ammessi alla finale, trasmessa in diretta su Rai Sport 2, si sfideranno invece alla consolazione i concorrenti non qualificati. Quest'anno c'è un cavallo, Megrez SM, che proverà a entrare nella storia come essere il primo cavallo a vincerlo 4 volte questa lotteria. Quindi già questa è una sfida nella sfida. E certamente ci sono quest'anno una decina di cavalli che sono in grado di fare il record del mondo. Abbiamo un allevamento italiano che quest'anno si esprime ai vertici anche grazie a quello che è stato il campione dei campioni Varenne. E per quanto riguarda la parte tecnica, tutti quelli che sono gli appassionati del settore del trotto vivranno senza dubbio una giornata indimenticabile. Organizzata dalla Ippodromi Partenopei, la 66esima edizione della Lotteria di Agnano avrà un fitto cartellone di attività ed iniziative collaterali organizzate nel Parco Verde dell'area Tribune. La kermesse prenderà il via alle 13 con spettacoli equestri e sfilate di carrozze d'epoca. Sarà allestito inoltre il villaggio Teleton per raccogliere fondi in favore della ricerca per le malattie genetiche rare. È un evento straordinario per la nostra città, in un luogo simbolo per i cavalli e soprattutto per tutto ciò che rappresenta lo sport equestre. Avremo sicuramente la città piena di turisti e tanti saranno dirottati per questo evento straordinario. Approfitto per informare la cittadinanza che è possibile lì gratuitamente tutte le settimane portare i bambini, partecipare ai giochi, fare l'animazione. C'è l'ippoterapia per i disabili, ci sono spazi per il calcetto ed il basket, quindi la quotidianità e gli eventi. In una regione dove sono migliaia le aziende che saltano, si conservano queste caratteristiche, vi è un'occasione di rilancio, vi è una possibilità diffusa per la qualità della vita dei napoletani.